Abbiamo appena visto comunque il triangolo rosso dell'ultimo chilometro e molto probabilmente sarà un discorso forti e veloci per questo 43esimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini. E quindi ormai accompagniamo, considerando che abbiamo la doppia telecamera, quindi potremo accompagnare per un po' di più i due atleti che stiamo seguendo, visto che grazie alla telecamera doppia possiamo avere anche una doppia ottica sullo striscione di arrivo. E sarà un arrivo in parata per il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, è solo da stabilire chi della forti e veloci primeggerà sull'altro, ben sapendo che sarà solo una questione numerica, è una questione di famiglia. Svolta a sinistra adesso, tra pochissimi istanti, svolta a sinistra, ancora una rapida occhiata da parte di Magagnotti per vedere se Gaggioli, perché è sempre Gaggioli l'immediato inseguitore, stia arrivando, e poi è solo questione di gustarsi gli applausi del pubblico di Marginone. Ed è Edoardo Caresia della Forti e Veloci che taglia per primo il traguardo, seconda posizione per Alessio Magagnotti, ovviamente della stessa formazione. Adesso siamo in attesa, dovrebbe essere. Invece è rientrato dalle code, quindi è una volata, ma è comunque Gaggioli, è Luciano Gaggioli del team Val di Nievole che va a prendersi la terza posizione, quarto Lorenzo dalle code della Sacilese che arriva a 14 secondi di distacco dalla testa della corsa. Poi per la quinta posizione dovrebbe essere la maglia del gruppo sportivo Parmense ed è quella di Nicola Testa Pulici che arriva a 35 secondi di ritardo. Sesta posizione per l'atleta della Cotignolese Matteo Paganelli che taglia il traguardo con 47 secondi di distacco, quindi questo vi dà idea anche della durezza della competizione. E poi dobbiamo terminare l'ordine di arrivo, almeno i primi 10 classificati. Dovrebbero arrivare a breve ancora altri atleti. Infatti, eccola là la maglia della Galbiati Sport Cicli Esposito, è quella di Marco Zocco che arriva a tagliare il traguardo con un ritardo di 1 minuto e 15 secondi, e con Zoco andiamo a completare la fuga dei sette che ha caratterizzato la seconda parte del 43esimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Dovrebbe esserci sempre Pietro Menici, l'atleta del team Val di Nievole, eccolo qua che taglia il traguardo in ottava posizione a 4 minuti e 41 secondi di ritardo. Poi Nicola Cocco, nona posizione, vince la volata del gruppo della Sacilese, e decimo Luca Iavazzo del team Val di Nievole. Per quanto riguarda il campione provinciale, Pablo Rocchi del team Val di Nievole è lui il nuovo campione provinciale per la ovviamente provincia di Lucca. Andiamo a sentire le interviste che abbiamo registrato per voi. Edoardo Caresia, una gara tutta all'attacco, non è facile correre con questa maglia, ma hai dimostrato che comunque l'hai saputo onorare. Sì, l'ho saputo onorare molto bene. Correre con questa maglia è un grande onore e cerco sempre di far bene. Questa è una gara molto prestigiosa, una storia lunghissima e molto importante, quindi mi immagino che questo sia un bel tassello nella tua stagione, oltre alla maglia. Sì, è una gara molto molto bella. Sono appena venuto da Jesolo apposta dal mare apposta per farla, perché è veramente una gara molto molto bella e molto dura. Soprattutto il caldo oggi ha condizionato molto la prestazione di molti altri atleti, ma comunque abbiamo fatto una bella prova di squadra. Hai una dedica particolare per questa vittoria? Sì, la dedico va tutta a Jacopo Benzo, il mio amico che purtroppo è morto 3 settimane fa al Giro dell'Alta Austria, e la dedica è tutta per lui. A completare il lavoro della Forti e Veloci, il secondo posto di Magagnotti, oggi una simbiosi perfetta, la tua con Caresia, primo e secondo, neanche nei sogni più belli. Sì, è stata sicuramente una bellissima gara. Non me l'aspettavo perché torno da una settimana di stop completo. Sono tornato ieri dal mare. Oggi non mi aspettavo di fare una gara così, però sono contentissimo. Luciano Gaggioli, terzo classificato, ci hai provato in tutti i modi a tenere testa agli atleti della Forti e Veloci, un terzo posto che ti lascia un po' di rammarico, però ti dà soddisfazione. Ma siamo andati via in primo giro in salita, sono stato un po' tanto d'accordo, dai, abbiamo fatto una salita bella forte, però cioè, ho dato tutto per rimanerci dietro. L'ultimo giro sono scattati agli ultimi 4 km, non sono riuscito a tenere la rosa e dai, però non è un terzo posto rammarico, mi sono anche contento. Ringrazio tutta la squadra.